Vorrei sfidarvi. Perché non date un'opportunità a Dio? Perché non accettate la parola di Dio? Perché non credete in ciò che dice? Sapete, oggi ci sono moltissime persone che vogliono credere a quello che ha detto Dio, dopo che è stato filtrato attraverso la loro comprensione particolare. Sono arrivato nella mia vita al punto in cui l'equivalenza dinamica non mi interessa. Voglio sapere cosa ha detto Dio e non quello che qualcuno pensa che Dio abbia detto. Quindi mi piace leggere traduzioni letterali della Bibbia che mi dicono quello che ha detto Dio. E poi le metto alla prova. E ammetto apertamente che ci sono moltissime domande che sembrano non trovare risposta e che potrebbero mettere alla prova la vostra fede. Alcune di queste hanno scosso la mia fede. Ma poi ho seguito sempre questo percorso. Mi sono sempre detto, non lo capisco. Non so perché sia così. Ma non gli permetterò di essere una pietra d'inciampo nella mia relazione, perché ho un intero livello di prove che tu fai parte della mia vita. Prenderò questo piccolo dubbio e lo metterò su uno scaffale molto in alto. Non lo farò diventare importante. Lo lascerò lì. E a volte questa idea è rimasta lì. Per un mese, un anno, 2 anni, 3 anni, 5 anni. E poi, miracolosamente, a un certo punto, si trovano delle informazioni che diventano quel momento di «Ah!». E si scopre che quello su cui c'erano dubbi è assolutamente confermato dalla scienza, dall'archeologia, o dalle circostanze, o quello che è, e lo archiviate come risolto. In questo modo ho superato montagne di ostacoli sul mio sentiero, camminando con Dio quotidianamente. Vorrei sfidarvi ad accettare Dio e la sua parola. Vorrei sfidarvi a chiedergli di farsi coinvolgere nella vostra vita. E vorrei chiedere di sfidarvi per fede, ad accettare che Lui sia coinvolto per poi vedere che lo è davvero.